Proseguiamo il nostro congresso con la prossima relazione da parte del dottor Achille Norsa, che ci parlerà della terapia biologica nei tumori polmonari. Nei paesi occidentali il tumore del polmone causa il maggior numero di morti dovute al cancro. Il cancro del polmone non ha piccole cellule, inclusi i sottotipi istologici, squamoso, l'adenocarcinoma e il carcinoma a grandi cellule, comprende circa l'80% di tutti i tumori del polmone. Secondo il Sistema internazionale di stadiazione per il cancro del polmone, International Staging System for Lung Cancer in generale, il tumore del polmone in una piccola cellula avanzato corrisponde ai pazienti con stadio 3B e 4 della malattia. Quando trattati con solo terapia di supporto, best supportive care, i pazienti in fase avanzata hanno una sopravvivenza mediana di 3-4 mesi. Una sopravvivenza ad un anno di circa il 15%. Meta-analisi hanno mostrato che l'aggiunta di chemioterapia a base di platino produce un miglioramento modesto, ma statisticamente significativo nella sopravvivenza mediana, con un miglioramento del 10-15% nella sopravvivenza ad un anno rispetto al solo trattamento con terapia di supporto. Quindi la chemioterapia a base di platino è il trattamento consigliato standard per questo tipo di tumori in fase avanzata. Uno dei più importanti fattori prognostici è il performance status, cioè lo stato di validità clinica generale del paziente. Il vantaggio clinico ottenibile con la chemioterapia a base di platino sembra essere limitato ai pazienti con un buon PS. Al contrario, pazienti con un performance status maggiore o uguale a 2 sembrano non avere nessun vantaggio in termini di sopravvivenza dal trattamento a base di platino. Inoltre, diverse sperimentazioni cliniche hanno mostrato che i pazienti con un tumore non a piccole cellule hanno avuto tassi di sopravvivenza paragonabili con chemioterapia sia a base di platino che senza composti del platino. Inoltre, il trattamento chemioterapico senza composti del platino mostrava un profilo di tossicità meno severo rispetto al trattamento chemioterapico con composti del platino. Per pazienti con un PS maggiore o uguale a 2, nessun trattamento è ampiamente accettato come standard. E numerose opzioni terapeutiche sono disponibili: terapia di supporto senza chemioterapia, chemioterapia singola agente, chemioterapia combinata e non basata su composti del platino e chemioterapia combinata basata su composti del platino. È evidente che nuovi approcci antitumorali con bassi profili di tossicità, capaci di dare benefici clinici, sono urgentemente richiesti per pazienti con questo tipo di tumore non a piccole cellule, in fase avanzato e basso PS. In anni recenti, numerosi agenti biologici che inibiscono i processi specifici in cellule tumorali sono stati valutati clinicamente. Inoltre, strategie biologiche capaci di prevenire danni del sistema immune causati dalla chemioterapia potrebbero aumentare potenzialmente il tempo di sopravvivenza nei pazienti con cancro del polmone trattati con chemioterapia. Una strategia antitumorale del genere è stata riportata da Di Bella e altri autori che utilizzarono un singolo agente chemioterapeutico,
la ciclofosfamide insieme a composti biologici come la somatostatina, i retinoidi, la melatonina, la vitamina D e la bromocriptina. Recentemente è stato mostrato che l'associazione di ciclofosfamide, somatostatina, bromocriptina, retinoidi, melatonina e CTH è ben tollerata ed efficace nel trattamento del linfoma non Hodgkin a basso grado avanzato. Il razionale per questa associazione farmacologica può essere riassunto come segue. Primo, il rilascio dell'ormone di crescita GH e della prolattina, due ormoni coinvolti nella crescita neoplastica, può essere inibito rispettivamente dalla somatostatina e dalla bromocriptina. Secondo, i retinoidi, come la vitamina A e i suoi analoghi, regolano la crescita e la differenziazione cellulare come la funzione immune. Terzo, la melatonina è dotata di proprietà immunostimolanti. Inoltre, ognuno degli agenti bioterapici proposti ha effetti antitumorali specifici. In particolare è stato dimostrato che recettori specifici per la somatostatina, SSTR, possono essere espressi da cellule tumorali polmonari. Ed inoltre, la somatostatina e i suoi analoghi inibiscono l'angiogenesi tumorale indirettamente mediante l'inibizione di fattori di crescita come il fattore di crescita endoteliale vascolare VEGF ed il fattore di crescita dei fibroblasti basico BFGF. Come risultato è stato riportato che il trattamento con analoghi della somatostatina può indurre una significativa inibizione della crescita dei tumori polmonari sia SSTR positivi che SSTR negativi in vivo. Per quanto riguarda i retinoidi, essi sono capaci di inibire la crescita e di indurre apoptosi in molti tipi diversi di cellule tumorali. È stata riportata una moderata attività antitumorale dell'acido 13-cis retinoico e dell'acido poltrans retinoico come singoli agenti in piccoli gruppi di pazienti con cancro polmonare già precedentemente pretrattati. Risultati più incoraggianti derivano da studi di combinazione in cui i retinoidi, specialmente l'ATRA, sono stati aggiunti o all'interferone alfa o alla chemioterapia e radioterapia. L'utilità della melatonina come nuovo agente per il trattamento antineoplastico negli esseri umani è ormai stata riconosciuta e i meccanismi antitumorali della melatonina includono l'attività antiproliferativa ed effetti immunostimolatori sulle difese antitumorali dell'ospite e proprietà antiossidanti. In pazienti con tumore polmonare non a piccole cellule, la concomitanza e somministrazione di melatonina può migliorare l'efficacia della chemioterapia in termini sia di sopravvivenza che di qualità di vita. I composti della vitamina D sono potenti agenti antiproliferativi in un'ampia varietà di tipi di cellule maligne, comprese quelle del cancro del polmone. I loro effetti antineoplastici sono associati ad un aumento nell'arresto di fase GOG1 del ciclo cellulare, induzione di apoptosi e differenziazione e modulazione dell'espressione dei fattori di crescita. In particolare il calcitriolo, il metabolita attivo della vitamina D, potenzia gli effetti antitumorali di molti agenti citotossici ed inibisce la motilità e l'invasività delle cellule tumorali, come la formazione di nuovi vasi sanguigni. Qui sono riportati gli esiti statistici di due lavori scientifici che ho potuto pubblicare su una rivista americana, Cancer Biotherapy and Radiopharmaceuticals. Qui sono stati valutati la sopravvivenza, i benefici clinici e la tossicità della terapia biologica di Dibella in pazienti di questo tipo in fase avanzata. Questa tabella vediamo un gruppo di pazienti. Premetto, questi pazienti sono stati osservati in un periodo di 8 anni. Il totale dei pazienti del primo gruppo
erano quei pazienti che non erano stati pretrattati da alcuna terapia, né chemioterapia né intervento chirurgico, erano vergini dal punto di vista terapeutico. Questo primo gruppo di pazienti è di 28, 19 maschi, 9 femmine, il performance status, vedete, 22 nel secondo e 6 nel terzo, lo stesi nel 3B, 6 e il quarto, 22, i vari tipi di tumore, l'adenocarcinoma, lo squamoso, le larghe cellule, vedete il corrispondente numerico 16, 8 e 4, e i siti metastatici, i linfonodi, il cervello, il polmone controlaterale, la pleura, le ghiandole surrenali, la milza ed altri. E il range dell'età variava da 35 a 74 anni. Ecco, qui vediamo la mediana di sopravvivenza di questo gruppo di malati che, confrontato con i dati della letteratura mondiale, dà come risultato a 12,9 mesi, in contrasto con i 3,6 mesi che si ritrova nella letteratura internazionale. La tossicità legata al metodo, l'ho divisa nel grado primo e il grado secondo, i disturbi di tipo gastrointestinale, su 28 pazienti, 4 hanno dato la nausea, il vomito e la diarrea in 7, nella fase o nel grado 1. Il grado 2 i numeri sono più esigui. E i disturbi neurologici 6, sempre su 28 pazienti. Questo riguarda il secondo gruppo di pazienti, il gruppo di pazienti che era stato precedentemente trattato con chemioterapici o dal punto di vista chirurgico con grossi interventi, e vediamo anche qui numericamente le caratteristiche di questo gruppo: 16 maschi, 7 femmine, il performance status, lo staging, anche qui le lesioni metastatiche, e il range dell'età da 42 a 75 anni. Ecco, quello che è interessante in questo secondo tipo di malati, vediamo che la mediana di sopravvivenza è di 95 giorni, e cioè sono quei famosi 3 mesi che corrispondono alla sopravvivenza dei malati che hanno seguito la chemioterapia. Cosa abbiamo osservato in questo gruppo di pazienti? Non un aumento della sopravvivenza, ma soltanto un aumento della qualità di vita. Grazie.